Accomodatevi che riprendiamo, che alle 6 ci trasformiamo in zucche. Come dice Cenerentola, esatto. Alle 6 ci trasformiamo in zucca. Lasciamo perdere. Ok. Allora, no, mi manca ancora parecchia gente qua. Mi manca il museo, mi manca. Museo? Pronto? Museo? Un'occhiata però, eh? Data. Sì. Modiano sono state stampate. Eh sì, infatti vedevo che era roba seria. Beh, immagino. Beh, diciamo che se dovessi fare la brochure da qualche parte ce lo Beh metterei. sì, però secondo te nella stesura, come dire, nel momento in cui spieghiamo il progetto, no? Ai strani, io di solito lo dico, di solito lo dico, cioè non è che l'abbiamo messo noi, Fai bene, fai. anche perché Fai sto bene a dirlo. spiegandoti che c'è un monopolio sulla carta, lo stampano loro, Ma poi non certo, ci ma poi io se stanno. sono un giocatore di carte ho capito che quanto è bella sta carta salentina, ma se non è buona per Deve giocare, te la tieni. E scoppiare, deve far ballare certo, i genitori. beh, è chiaro. Se io ragiono a questo punto, questo è un prodotto, quindi io devo mettere in mostra la qualità, quindi io da qualche parte ce lo devo mettere. Sì. Quello che noi dobbiamo vedere è, questo è un prodotto da vendere. Noi dobbiamo vedere se su questa operazione possiamo fare anche raccolta fondi, perché sennò la strada è quella di venderla, ottima distribuzione, marketing. Io per carità qualche idea mi viene, ma non è il terreno del fundraising. Lo devo vendere come le vende Modiano. Io devo capire se c'è un valore aggiunto intorno sul quale ci posso mettere il fundraising. Ok, adesso questa è la nostra sfida, perché per il resto veramente tu dici come le vendo queste, io ti dico non è il mio mestiere, onestamente. No, non mi interessa, non lo guardo neanche. Allora, prego, prego, è arrivato Rockefeller. Avete 1 minuto e mezzo a testa per dire a Rockefeller in poche parole chi caspito siete e perché il progetto è interessante. Avanti, 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 avanti. Iniziamo dalle carte, visto che sono quelli che si sentono più sicuri. Buongiorno, I have my aeroplano to start 1 minute and a half. Prego. Sotto sotto Rockefeller è un po' rozzo, diciamo, ecco. Vai, pronto. Shh, sentite tutti che questo è a scopo didattico, eh? Sì, ma guarda Rockefeller, lascia perdere quel testo. Ce l'hai nell'anima e butta un occhio come si fa con il coso là in televisione, dai. Mi devi comunicare passione. Chi sei? Come ti chiami? No, come si chiama la casa editrice? Che me ne frega come ti chiami te? Kurumuri, perfetto. Siamo. Buongiorno, sono Alessandro di Kurumuri Edizioni. Perfetto. Ok, perfetto. Ok. Ah, già ho capito, edizioni questo pubblica. Vai. Noi pubblichiamo, sì. Allora, la mission della casa editrice è diffondere la cultura del territorio attraverso la cura artigianale nella costruzione del libro, l'attenzione agli autori e alle storie, restituendo all'editoria una dimensione umana e al testo la bellezza tattile, il piacere del suo Vabbè, che possesso. fate? No, no, va bene, che fate? facciamo, Giovanni, che Aspetta, facciamo? restituendo? Restituendo all'editoria una dimensione umana. Vabbè, hai copiato Utis Teatro, dai, No, 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 su. questa è una cosa. No, te Scherzo. l'abbiamo scritto anche Scherzo, ieri, sul basta, lo so, serio. purtroppo io sono fatto così, mi viene una battuta, la devo No, è dire. Dai. interessante questa visione, sì. Restituendo che cosa? All'editoria Sì? una dimensione umana e al testo la bellezza tattile, il piacere del suo Molto, possesso. molto bene, perfetto. Quindi io mi immagino che fate dei test Dei da prodotti paura. artigianali Oh, particolari proprio, con una bellissimo. ricerca Ok, storica e e quindi che culturale. fate? Allora, il progetto nello Sì. specifico che presentiamo è le Salentine, che sono un mazzo di carte da gioco regionali,
che attraverso una rivisitazione dei quattro semi raccontano la simbologia del territorio salentino, rimarcando il senso di appartenenza, offrendo cenni su tradizioni, riti, miti, usi, costumi e riferimenti architettonici del territorio, diventando così uno strumento alternativo e immediato per la conoscenza del territorio salentino. Cancella subito quell'alternativo. Adesso io ho capito, scelgo di conoscere il Salento solo con le carte, mi ammazzo dalla mattina alla sera a giocare a carte per conoscere il Salento. Leva quell'alternativo, roba da anni 80. Ma che alternativo? Insieme agli altri, eh. Alternativo Rockefeller già si è schiantato per terra. Eccone qua, è arrivato un altro figlio dei fiori. Ok, che cosa non si fa per tenere desta l'attenzione il pomeriggio, eh? Ok, no no, va bene, ok, è tutto okay, quanto chiaro. Poi uno può dire, lo puoi dire in maniera più appassionante, mi verrebbe in mente di dire, ma quella è retorica, mi preoccupa dopo, poi ognuno ha la sua, il suo genere, esistono i pubblicitari, i creativi. Beh, per l'amor di Dio. Un minuto e mezzo, però, poi c'è tanto, vabbè, ma lascia raccontare. Perdere il tempo, l'importante è che sia chiaro, una casa editrice, artigianato, riconquistare il gusto del libro, la cura, quindi a parte il libro, tutto ciò che è produzione culturale, mi fa un mazzo di carte che non esisteva prima, è legata al Salento, una tradizione, ed è un modo per conoscere una cultura. Potrei dire che giocando a carte così vivi un'esperienza nel Salento, potrei dire tante altre cose. Sì. Però è una carta che mi dà un qualche valore aggiunto, va bene? Perfetto. Poi è chiaro che se lo dici a un salentino gli dici, ma perché devi giocare con le carte napoletane che abbiamo le carte salentine? E se glielo dici a un americano, sei stato in Salento, e quale modo migliore per ricordare le tue... Hai imparato a giocare a scopone? Ti rovino, però hai imparato a giocare a scopone. E quale cosa migliore, se ti piace giocare a scopone, di ricordare il Salento e ripercorrere la sua storia? Questa è pubblicità, viene dopo. Perfetto, ottimo. Allora, qua siamo a... Noi non siamo tanto poetici come la casa editrice. Comunque. Ma sì, ma che era poetica la casa editrice? Era una cosa da suicidio. C'era Rockefeller e si guardava intorno se poteva liberarsi dall'abbraccio di Alessandro con cortesia. Allora... Prego. Allora, io rappresento le Miriadi 49, un'associazione di promozione sociale. Ci dovete sentire, prego. Che si occupa di turismo responsabile. Quindi noi, appunto, la nostra mission è quella di incentivare la riflessione sul tema dell'ecosostenibilità. E quindi incentivare la riflessione sul tema dell'ecosostenibilità. All'ecosostenibilità quando ci arriviamo, fra 3.000 anni? Incentivare la coscientizzazione dell'impatto zero, ma proprio impatto zero questo, sì, eh? Sì, sì. Ma perché non andare direttamente? Sì, vogliamo limitare l'impatto sull'ambiente delle attività umane, soprattutto dal punto di vista turistico-culturale, quindi limitare. Cioè, quindi io devo venire qui come turista, adesso Rockefeller viene nel Salento come turista e deve stare attento a come si comporta. Bene. Esatto. Quindi siete una scuola, mi educate a... E questo è quello che fate, no. Educate le persone a un comportamento. No. E allora non ho capito, mi scusi. Ripeto. Allora, niente, noi vogliamo limitare l'impatto sull'ambiente delle attività umane, qualsiasi esse siano. Fantastico, quindi siete l'assessorato all'ambiente no. del... No, allora noi lo facciamo attraverso la promozione di modelli e di buone pratiche ecosostenibili. Benissimo, arriviamo al succo. Okay. Ottimo. E qualcosa per fare di nuovo. Questo, sì, organizziamo un festival, svolgiamo attività di networking. Ho capito. Ma quindi voi, per esempio, siete impegnati nella raccolta differenziata dei rifiuti? Anche nell'ambito dei festival. E allora sto festival, perché cioè voi siete musica, spettacolo, attività artistica, impatto zero, questo siete, così sì. Passerete alla storia. Ma è la prima cosa che mi devi dire. Ok. È la prima cosa che mi devi dire, questa è la distintività, perché sì. Sennò io veramente, adesso io so già tutto di te, ma assessore Rockefeller, ho capito che sei prima l'assessorato all'ambiente, poi che sei l'azienda locale della raccolta differenziata, okay. E prima ancora ho capito che siete una scuola di pallose persone che dice non dovete buttare la carta per terra. Capito? Sì, chiaro. Cioè, io sono stupido, sono Rockefeller, so fare i soldi, ma non è che ho questa capacità divinatoria di capire le cose. Ecco. Ok, perfetto. Capito? Quindi direi che l'attacco è questo qui. Noi ci piace l'arte, facciamo musica, ma siamo preoccupati che facendo la musica questo mondo paradossalmente produce un impatto. Okay. Oggi siamo chiamati a fare musica a impatto zero. Dico musica per dire la prima, poi si trovano le parole giuste. No? E non esiste un modello per farlo.
noi siamo quelli, la nostra finalità è continuare a godere dell'arte, della socialità, dello spettacolo, rispettando l'ambiente. Punto. Come lo facciamo? Stiamo mettendo a punto il nostro impegno, a mettere a punto dei modelli replicabili per fare, è per questo che facciamo il Festival Impatto Zero. Okay? Ma proprio non vi dovete inventare nient'altro. E Rockefeller lo sa che è un business questo, gli si sono accese 18 lampadine. Avete già un marchio? No. È registrato? No? Ottimo, adesso vi rubo l'idea. Bene così, bene così. Prego. Ricordatemi chi siete, che non me lo ricordo. 34esimo fuso. Turismo fuso? 34esimo fuso. 34esimo fuso, vai. Allora, la nostra mission è fare dei musei, dei luoghi della comunità, di nuova produzione culturale e di inclusione sociale. Fare dei musei, ripeti? Dei luoghi della comunità. Sì. Di nuova produzione culturale, uh-huh, e di inclusione sociale. Museo, nuova produzione culturale e inclusione sociale. Molto criptico. Prova a riformularmelo in maniera più entusiasmante, che io possa capire, il mio povero cervello si possa mettere in moto. Restituire i musei alla comunità, ai residenti della comunità, uh-huh, farli diventare dei luoghi vivi, di non solo di conservazione ma di nuova produzione, okay, e dei luoghi di socialità e anche di inclusione sociale. Ecco, questo non lo capisco, come fa il museo a includere socialmente? Quindi ti chiedo, vabbè, ma per l'inclusione sociale, che mi interessa molto, e che cosa fate? Tipo con delle tipo strategie. Non esiste, facciamo. Con delle strategie di sviluppo dei pubblici, preoccuparsi non solo del pubblico, diciamo, standard dei musei locali, ma anche del non pubblico, che possono essere gli immigrati, soggetti a bassa scolarità, giovani, adolescenti. Ma se non ci vogliono venire al museo questi, perché ce li dobbiamo portare per forza? No, non è che non ci vogliono venire, cioè il museo non offre nulla per farli. Io sono Rockefeller, ricordati, sono Rockefeller. Il museo non offre nulla di comprensibile o di accattivante per persone di questi determinati targhi. Ok, per ma se io vengo targhi a vedere il museo, come ho un processo di inclusione sociale? Questa è un'inclusione nel museo, mica un'inclusione sociale. Organizzando determinate cose che facciano uscire determinate cose ancora le devi scoprire, chiamami quando l'hai scoperta e me le dici. Facendo dei percorsi, per esempio, di teatro o di digital storytelling. O... Mi hai incluso nell'arte, ok, bellissimo. Come produce inclusione sociale tutto ciò? Esco dal museo e che cosa cambia per me, immigrato, dopo essere venuto al tuo museo? Innanzitutto potrebbe cambiare l'approccio del museo, che potrebbe scoprire che e questo cambia il museo, quindi il museo si è incluso socialmente. Ma io immigrato, come mi includo socialmente dopo che sono passato al tuo museo? Con le attività che si fanno comunque, cioè, diventano comunque delle persone che fruiscono di un bene che avete finora... già elaborato uno slogan per i vostri musei? No, fatelo perché forse uno slogan vi aiuta a tirare fuori l'essenza, cioè mi deve venire in mente, ho capito, tu vuoi fare dei musei che vengono fruiti in maniera diversa e che non siano solamente i posti per vedere. Ci sono 18 milioni di musei sulla faccia della terra, la mattina. Beh, si lo slogan e dicono... lo slogan più banale, cioè potrebbe essere, vediamo, cioè, nel senso, banale. No, che non è uno slogan da proporre, vabbè, però per far capire, vabbè, è che il museo per tutti, cioè allora andiamo a vedere chi sono i tutti e lavoriamo strategicamente per andare a coinvolgere. Okay, l'iniziativa? L'iniziativa in questo caso era per l'obiettivo strategico della produzione di nuovi contenuti culturali e creativi, il Museo Web Lab Contest. Oh, bene, che qui ci si rischiarano un po' le idee, mi sa. Bene, quindi fra le tante cose che voi fate per includere nel museo, fate il Web Lab Contest. Che Lab Contest, che cos'è? È una residenza di una settimana che accoglie giovani creativi affiancati immigrati. Da... No, in questo caso no, non fa parte di quegli obiettivi strategici. Giovani creativi provenienti da diversi settori culturali e creativi, affiancati in squadre miste, affiancati da giovani adolescenti che vorrebbero magari diventare... Ottimo, perfetto.
E che devono fare questi giovani artisti? Devono vivere un'esperienza, la loro esperienza all'interno dei musei del territorio e produrre la loro visione attraverso i loro elaborati opere, prodotti culturali. Che devono essere web però? No, no, in questo caso no. E perché web? Web Lab Contest perché comunque usa gli strumenti del web. Però... Allora questi giovani creativi devono fare una cosa che sia web. No, non posso fare un disegno, non posso fare una cosa, devo fare una cosa che è web. No. Il veicolo, cioè il web è usato come strumento per la promozione, per la diffusione, per la creazione di una comunità intorno a tutto il che progetto. Che cosa gareggia in questo contest? Gareggiano le squadre. Bene, che devono presentare? Che devono presentare un progetto coerente di diverse opere, magari il pittore fa l'opera, il videomaker, con un progetto dietro di un tema, una visione loro particolare del museo di quel territorio. Quindi c'è è un lavoro di gruppo. È una bella idea. È una cross un po' contamination. Perché vedete che difficoltà a esprimerla, a far capire. Io che pure diciamo vengo dal mondo della cultura, faccio difficoltà a immaginarmelo. Ho capito che sotto c'è un fuoco sacro, questo l'ho capito, non c'è dubbio, perché il problema c'è, esiste. La prima cosa che mi è venuta in mente è vero, io frequento un museo e mi fruisco il 10% di quello che posso fruire, no? C'è qualcuno che dice il museo dei cinque sensi, che va in questa logica, anche qui tu mi stai dicendo c'è un valore aggiunto che non è legato al fatto espositivo che noi nel museo non abbiamo. Poi noi scegliamo uno strumento che è quello del contest, di integrarsi con altri punti di vista. L'idea c'è, però è ancora farraginosa, perché voi fate un'enorme difficoltà anche a creare delle concretizzazioni, delle semplificazioni. Non lo sto dicendo per cattiveria, non sto dando un giudizio negativo. Ritengo che ancora prima che, a livello generale, poi adesso lo usiamo comunque per il fundraising, che prima ancora di entrare nella stanza del fundraising ci vuole proprio una bella strutturazione dell'idea. Perché faccio difficoltà a mettere sul mercato qualche cosa, se non un'idea generale, che però Rockefeller dice è tutta da sviluppare. Quindi, almeno che diciamo non è un'idea che è venuta anche a me e allora ho questo impegno di sviluppare, adesso io mi voglio attaccare un'idea che è sviluppata, Rockefeller o chi che sia, ok? Quindi questo per fare una prima foto, perché c'è il fuoco sacro ma ancora non è diventato un'idea progettuale, o meglio è un'idea ma ancora non è diventato un progetto che ha tutte le caratteristiche del progetto. Poi mi posso sbagliare, per l'amor di Dio, perché stiamo facendo un gioco, però la sensazione è questo qui è abbastanza chiaro, mazzo di carte, Salento, pa pum pa pum pa, lì pa pu pa pu pa, tutto da aggiustare eccetera. Qui veramente è l'idea che mi attrae, per carità, infatti sì, ci sto perdendo un sacco di tempo. È solo una delle è una delle cinque, però se la dobbiamo azioni. Mettere nel mercato deve funzionare come un prodotto, deve essere chiaro a che cosa serve, come funziona, dove va a parare, che cosa produce, al limite di dare dei numeri, al limite, poi non sempre si possono dare dei numeri, però al limite di dare dei numeri, perché io devo capire come impatta rispetto al problema che mi hai detto, che il museo lo usiamo socialmente, almeno socialmente ma anche culturalmente al 10%, come mi impatta materialmente. Per quello che ti domandavo come produce, perché beh, alla fine produce, se no, una mossa. No, io senso? Per quello ti domandavo come produce integrazione sociale, perché sennò è meglio che non lo dici. Perché Rockefeller, se te prende sul serio, la vuole andare a misurare questa integrazione sociale. Allora ci vediamo. Perché l'inclusione sociale ha l'inclusione, altre, scusami. Ha altre, cioè così come la valorizzazione è più legata alla promozione, al capito. Portale web. Tu dici, poi c'è... Rockefeller, hai capito male. Noi con questa operazione del web non ne facciamo tanta di. La facciamo con altre attività. Questo ci sono cinque attività che realizzano la mission. E ha capito male Rockefeller. Ok, mi scuso, ha capito male Rockefeller. Rockefeller era molto interessato a sto tema. No, è così. Benissimo, quello lo facciamo con altre attività, con il web non facciamo intuizione sociale. Qui c'è molto da lavorare proprio sulla progettazione in termini culturali e anche in termini pratici. Questa è la prima foto che mi viene. Ma l'idea, per carità, l'idea è una cosa molto molto significativa. Museo del gusto, qui invece c'è tutto, ci stiamo qua dentro. È una pacchia, eh? Va bene. Vediamo. Il museo è un museo vivente del gusto, dove si fanno percorsi del gusto dall'occhio alla mente e dalla mente al palato. Un altro slogan che ci piace condividere è curarsi con l'arte, la migliore ricetta per digerire la
Porca miseria, tipici, io speravo proprio di ai sì. Ai prodotti tipici sostituiamo il, e quindi diamo il valore aggiunto di beni culturali e non gastronomici. Pratichiamo archeologia dei sapori e restauro gastronomico. Non siamo un ristorante, siamo un luogo di convivialità alla maniera degli antichi filosofi greci. Bene. Sfrondato da tutta una serie di cose, diciamo, che sono collaterali. Creiamo nuove identità in movimento. Ah no, questa è incomprensibile. Rockefeller qui veramente incomincia a venirgli un aneurisma. Ai francesi. Ai francesi già va meglio, va dipende bene. Da che tipo di francese. Però ripetimela questa cosa qui, perché sono parole pesanti. L'ultima cosa che hai detto. Nuova identità in movimento? Nuova identità in movimento. Io quando mangio sto fermo e sto seduto, già c'è una cosa che non mi torna. Ma che vuol dire un'identità in movimento? Allora, non è quando mangi, perché non è che qui vieni per mangiare. Io faccio il provocatore di professione, questo è evidente. Qui vieni per fare un'esperienza. Esperienza, questo l'ho capito perfettamente, ho capito la differenza. Al ristorante non fai un'esperienza, mangi bene, non godi. Ristorante. Ho detto a un ristorante non fai. E che sto dicendo? Ho capito che tu sei orgogliosa della tua causa, guai a chi te la tocca ed è giusto così. Però seguimi. Ho capito. Al ristorante, non qua, non fai un'esperienza. Qui la faccio. Dal salumiere, oddio, dipende dal salumiere, non la faccio l'esperienza, mi porto a casa del cibo, in parte faccio un'esperienza, qui del cibo, differenza. Ma certo, perché tu non vendi prodotti, vendi tra virgolette prodotti da mostrare, non vendi neanche libri. Tu qui dentro vendi esperienze. Io vorrei aggiungere. Attenzione, gli uomini cercano esperienze, avere prodotti, cose, è diventato un problema relativo, c'ho i soldi, non c'ho i soldi, troviamo tutto. Quello che gli uomini hanno un enorme bisogno, questo lo sanno le aziende, è l'esperienza. Andate a vedere la pubblicità di cose materiali. Ti vendono esperienze. L'Alfa Romeo non viene più venduta come un'automobile, è un'esperienza. E tu stai nel business delle esperienze, sì. Le esperienze che tutti desiderano. Ah, la puccia, ah, quando uno ti dice la puccia salentina, che Rockefeller si è fatto una panza così di pucce salentine, sta ricordando un'esperienza. Questo è il luogo di quella esperienza. Minchia, direbbe un siciliano, è una cosa fantastica, è una cosa meravigliosa. Questo è il luogo delle esperienze. Quindi io quasi quasi direi è un museo che non è un museo, o meglio è un museo moderno dove si vivono esperienze. Infatti, tutti mi fanno questa domanda, perché musei non sono musei se non fanno vivere esperienze, perché dei musei non ce ne facciamo più nulla. Le opere d'arte le vedo ad altissima definizione sullo schermo del computer, non c'ho bisogno di andare a Milano. I musei se o fanno le davvero è tutta un'altra cosa. Ho capito, ma io sono Rockefeller, c'ho un livello culturale basso. No, c'è un livello culturale basso, nel senso che sono molto rozzo, vado, è bianco e nero, e questo purtroppo sta dalla parte del bianco. Non posso andare a Milano, Leonardo da Vinci non è che non lo fruisco, una volta non lo fruivo, lo fruisco, poco. Che cosa non mi può sostituire? L'esperienza. È quello che dici te, perché se tu vai a vedere un quadro dal vivo e intorno c'è un progetto culturale, tu vivi un'esperienza. Visitare una città da sola e visitare, a me è successo in Umbria, durante la celebrazione di Pinturicchio, no, del Perugino. L'Umbria aveva organizzato mostre del Perugino nei paesi di Perugino. Quando sono arrivato a Città della Pieve, che è la città natia di Perugino, sono stato accolto da cittadini di Città della Pieve che ti accompagnavano e ti raccontavano la storia del Perugino. Io ho visto il Perugino, cosa che potevo fare sullo schermo del video di casa mia, ma siccome mi piace l'arte me lo vado a vedere, e ho vissuto un'esperienza, il racconto attorno a quell'opera d'arte. Questo è quello che avviene qua dentro, ed è un'esperienza che non è solamente, è plurisensoriale, aggiungendoci il sesto, il settimo senso, che è la convivialità, per cui io vengo qua e assaporo, odoro, conosco e convivo. Io ci vengo 18 volte al mese qua dentro, te lo assicuro, però questo è quello che devi comunicare, è una bomba, very, very bomba. Sì,
sfrondato da tutto ciò che non era essenziale, perché la vera mission che emerge è questa: il cibo è un'esperienza. Mi verrebbe quasi da dire: hai mangiato una puccia senza l'esperienza? Hai assaggiato metà del suo gusto? Voglio dire una cosa, d'accordo, però anche questo oggi... The dark side of the puccia. sì, va bene, però oggi tutti parlano di esperienza. È perché tutti hanno bisogno di esperienza, quindi voi vai tranquilla. Esperienza è una parola chiave. Non è troppo un po' comune. Vabbè, poi tu la fai nel gusto, quanti altri lo fanno nel gusto? Che ci abbiamo a Roma? Noi ci abbiamo il museo della pasta alimentare, il museo Scarne, due palle, quando hai visto il quarto formato ti schianti per terra, sembra di vedere il catalogo di Barilla. Sì, commerciale, che la fai conviviale fino a un certo punto, perché ti metti in fila per la piadina romagnola che poi al 5000° pezzo è de gomma, cioè... Genio, un genio. Assolutamente sì, però un'esperienza commerciale, il supermarket di... Il nuovo modello di market. Ma non mi siedo al tavolo con te con la storia che c'è dietro, lo trovo sulle etichette. Io da Italy, e sono contento, è un'idea geniale, è un genio quell'uomo, è un genio e merita tutti gli applausi. Io mi becco il meglio del mondo commerciale, la mozzarella di bufala che fanno là, e siccome sono napoletano mi posso permettere, è 10 livelli più sotto di altre mozzarelle che trovo, ma non perché loro sono cattivi, perché questi sono gli standard che tu ti puoi permettere. Ma non vivo l'esperienza, non mi siedo a tavolo con te, tu non mi racconti la storia. Sì, ma tu... È bene sottolineare un'esperienza diversa. Una vera esperienza. Certo che ti puoi permettere. C'è la questione territoriale, nel senso che lei ha un'idea che qui è certo. Non è che la... parliamoci chiaramente, non me la puoi fare a Milano questa esperienza, la puoi fare in Salento, in altri posti, in Italia non mancano, da questo punto di vista c'hai concorrenza, però forse nessuno ha percepito quanto sia, quanto oggi c'è voglia, visto che io ho la mozzarella di bufala buona, me la posso mangiare anche a broccolino. È l'esperienza della mozzarella di bufala che non posso fare a broccolino. Infatti la presa a Milano è quello che non posso fare. Certo, anche che la fai te l'eccese doc. Perché non c'è l'esperienza intorno? Ecco perché a me viene in mente l'immagine. La puccia non mangiata qua è il 50% del gusto della puccia, il resto è dato dall'esperienza. Anche perché è multisensoriale, mangiare un buon piatto di spaghetti davanti all'innamorata ha un altro sapore. Abbiate pazienza, sono quei sapori che ti rimangono nel cervello perché scatenano gli altri sensi. E che cosa cerca un italiano e all'estero che ce lo invidiano se non questa esperienza? Uno torna a casa, ti racconto la vera storia della puccia, come è nata, e quando la mangi è un racconto, non è più cibo. Allora, da quello che ho sentito potrebbe andare bene anche questo luogo di esperienze con un certo senso della convivialità. Va bene, adesso gli slogan chiamiamo i pubblicitari, perché a me mi vengono le idee ma non sono capace. Una vera esperienza in un luogo unico dove si unisce il gusto, si unisce al senso del territorio? Ma anche sì, ma ce n'è talmente tanto al senso del territorio, no, alla convivialità. Sì, il concetto chiaro. Ma guarda, su questo bisognerebbe lavorarci adesso con un altro metro. Io sto lavorando sui contenuti e non sulla forma. Poi, però, è talmente forte questa idea che c'è sotto, adesso non lo dico perché magari piace a me in assoluto, è un'idea talmente tanto forte che le parole escono a dismisura: convivialità, esperienza, una storia, la cultura, cioè, e lo puoi fare solo in una cosa del genere. Mo, adesso guardiamoci intorno, di cose così ce ne sono, no? C'è Italy, sicuramente altre esperienze in Italia del genere ci sono, per l'amor di Dio, non siamo gli unici geni ad aver avuto questa idea. Tanto noi stiamo qua nel Salento, lo facciamo, c'è, ce n'è qui di materia, ma di materia che va anche al di là del singolo diciamo visitatore, quindi qualcosa che non va a finire nel botteghino, ammesso che tu voglia avere il botteghino o meno, è un qualcosa che va a finire, una mission da condividere, perché non si vive bene senza questa, non tutti, non si vive bene senza questa esperienza del cibo, assolutamente. Se io mi vengo invitato a mangiare cibo africano e mangio solo cibo africano, per una metà mi fa cagare perché c'è un altro gusto, ok?
per un'altra metà sono aperto alle esperienze, mi piacciono le altre culture, me lo mangio felice e poi dico il pollo con i peperoni è 6.000 volte meglio. Quello che vado a cercare è un'esperienza di cibo, assolutamente. Quello mi racconta quando lo facciamo, quando non lo facciamo, che cosa vuol dire per noi, questo è il cibo della festa. Allora i sapori incominciano a cambiare. Capito che tu hai incontrato un buon gustaio qua e quindi sei appassionato. Però credo che questa qui sia una cosa largamente condivisa. Il cibo ha un'enorme importanza per noi italiani e quello che ci invidiano di più all'estero, perché abbiamo inventato la cultura del cibo. Su questo dobbiamo essere proprio spacconi. Cioè Rockefeller è... ha mai assaggiato la puccia? Certo l'ho assaggiata. Sei venuto da noi? No. Hai mangiato il 50% del gusto della puccia. A Rockefeller gli viene una voglia tremenda di assaggiare l'altro 50%, guarda, te lo assicuro al 100%, perché è una cosa che gli puoi dare solo tu. Lui non se la può comprare in nessun modo. Bene, molto bene, spero che sia stato istruttivo. Siamo molto lontani dal fundraising, lo so, ve ne chiedo scusa, siamo molto lontani dal fundraising, ma per arrivare al fundraising bisogna che questa materia sia incandescente, se no non produce nulla, se no alla fine facciamo le frasi fatte, non sappiamo qual è la forza del nostro messaggio, del nostro prodotto, le carte e quant'altro. Quindi io su questo ci tengo, ripeto, ve ne chiedo scusa, voi siete famelici di sapere come si portano via i soldi alle aziende, ma se non si fa sto passaggio non gli portiamo via niente alle aziende, ve lo posso assicurare, è per quello che insisto molto su questo. Passo avanti, faccio un passaggio avanti. Questa mission, questa missione, questa buona causa, è chiaro che è l'oggetto ed è la materia attraverso il quale noi andiamo a raccogliere soldi. Chi deve raccogliere soldi? Lo abbiamo già accennato oggi, ma cerchiamo di operativizzarlo. Allora, sicuramente serve macchina da guerra, gente che prepara le lettere, analizza le aziende, prepara la brochure, va, se muove, serve l'ufficio marketing, ok? Gente che lavora, macina, database. Se non c'è quello, tradotto, se io nella mia organizzazione non ho una persona che diventa responsabile del fundraising e usa meno del metà del suo tempo per fare questo, non possiamo fare nulla. Però abbiamo anche detto che il fundraising è roba da dirigenza, cioè i dirigenti se ne devono occupare. Perché? Perché c'è cogenza istituzionale. Se il presidente dice ragazzi da domani si fa fundraising è una cosa, non l'hai fatto a casa, ci vuole autorità, autorevolezza anche. La direzione è il luogo delle strategie, non è che l'operatore di fundraising dice ok questa cosa vendiamola a Vodafone, prego. Scusi, certo, come dici, scusa? No, no, il luogo lo dicevo in senso filosofico, cioè il posto in un'organizzazione in cui si decidono le strategie non può che essere il posto della dirigenza, consiglio d'amministrazione, che ne so, il presidente, ognuno c'ha i suoi. Non è che il funzionario del fundraising dice facciamo sta strategia, io ti dico la strategia di fundraising. Questo operatore potrebbe dire che bello, vendiamo il museo a Barilla, e il consiglio di amministrazione potrebbe dire no, perché mi si fotte la mia identità sociale, non voglio. Il fundraiser lo deve rispettare, quindi non è che tu c'hai una strategia di fundraising avulsa dalla strategia generale, no? O anche a un altro livello, strategia, investiamo nell'andare a trovare l'azienda e andiamo ai loro convegni, è una strategia, lo deve autorizzare un posto, non è che prendo parto, vado a Milano a sentire il convegno sulle paste alimentari. Lo deve dire il presidente. È qui il posto delle decisioni. Quanto investiamo sul fundraising? Chi si occupa di fundraising? Questo è il posto delle relazioni istituzionali che contano. Ricordatevi quello che già vi ho accennato. Apriamo le nostre rubriche. Con chi abbiamo già relazioni? Da chi possiamo andare? Le relazioni che contano stanno soprattutto nelle rubriche di chi sta nel gruppo direttivo, per esperienza e per tante altre ragioni. Ma aggiungiamo un altro attore fondamentale nel processo di fundraising, perché i soldi noi qui dentro non li possiamo trovare se non con le quote associative, già l'abbiamo detto, quindi i soldi dobbiamo andare a trovare fuori. E il fuori che cosa mi porta? I soldi, innanzitutto, ma mi porta anche istanze, bisogni sociali, consenso, capitale sociale e relazionale. Dici, ma io non conosco nessuno a Vodafone, come ci arrivo? Per lettera, ok, debole. Se ci arrivo con le relazioni è meglio. Se io non ho una relazione diretta con Vodafone, aprirmi all'ambiente esterno mi può produrre maggiori opportunità di avere altre relazioni. Adesso dico Vodafone, ma potrei dire con la rete delle scuole,
Cioè, voglio fare delle operazioni del museo del gusto con le scuole. Bello, fico. Abbiamo relazioni dirette? No. Se io mi apro al territorio e mi entrano quattro genitori amanti della puccia e della storia della puccia e stanno nel consiglio d'istituto della scuola, eccolo il tramite per arrivare alle scuole. Allora, perché faccio sto ragionamento? Perché per quanto è possibile, il più possibile, cerchiamo di mettere la testa del fundraising in una cosa che chiamo comitato promotore, ma tanto per dargli un nome, non è che dovete istituire a norma di statuto il comitato promotore del fundraising. La sostanza mi interessa. Quanto più noi riusciamo a mettere come organo di governo del fundraising un organo misto che tenga conto di questa sfera e anche di questa, è meglio è. Tanto per dare un'idea, un comitato promotore del fundraising in cui dentro c'è il presidente dell'associazione, qualcuno del consiglio di amministrazione, chiaramente chi è incaricato di fare fundraising operativamente, qualche volontario, qualche socio, cioè le altre componenti, anche quelle che non si occupano direttamente di fundraising, e perché no, interlocutori esterni che noi già abbiamo e che sono esterni all'organizzazione. La banca di cui sono cliente, la pubblica amministrazione, soggetti il cui capitale sociale può essere importante, il preside di una scuola, il dirigente scolastico, pardon. Finito. Come organizzazione? Ah. No, no, io dico, se devo fare il soggetto che dice devo andare a raccogliere soldi per questa causa sociale, se io dentro ci metto non solo persone interne all'organizzazione, ma ci metto anche persone esterne all'organizzazione, ho una marcia in più. Ecco perché questo discorso lo faccio subito dopo la causa sociale, perché sulla causa sociale, a parte l'adesione in termini di soldi, io posso avere un'adesione nel termini di condivisione. Rimango sul caso Museo del Gusto. Noi abbiamo un grande problema nelle scuole, soprattutto a livello materno eccetera eccetera, di educazione alimentare. Ok, ce n'abbiamo meno nel sud perché siamo più radicati in una certa cultura del cibo, ce l'abbiamo fortissimo nel centro nord, ce l'abbiamo fortissimo nelle città dove ci sono dinamiche di perdita di identità, di abitudini. Io conosco una biblioteca popolare fatta da una donna splendida, una biblioteca che esiste a Palermo, andate a visitare il loro sito, si chiama Le Balade, sta nel quartiere di Ballarò. Le Balade è un'iniziativa popolare fatta da donne spettacolari che ha dato vita a questa biblioteca, che è una biblioteca per ragazzi con una forte attenzione all'educazione alimentare. Perché? Perché c'era un talento là dentro. Alcune di queste donne sono biologhe, mediche, eccetera, eccetera, e capiscono che in questi quartieri periferici c'è un problema di alimentazione. Le mamme non hanno tempo, non hanno voglia, c'è disgregazione sociale, e si mangia solo roba di McDonald's. Si mangiano, nonostante siamo in Sicilia, cioè nella culla, una delle tante culle della cultura culinaria, e sti bambini mi vengono su male, le mamme si rovinano. E allora questa biblioteca ha preso una forte identità con questa missione, oltre a quella di un luogo in cui accedere alla cultura in un posto, che è il quartiere di Ballarò, ha diversi problemi, ok? In cui riuscire a dare un servizio di educazione, perché la biblioteca è il posto giusto in cui si atterra sereni, sia la cultura sia in un luogo protetto, in cui si può parlare anche più facilmente con mamme che sono mogli di mafiosi che stanno in galera, eccetera, eccetera, per cercare di salvare i bambini fra i tanti problemi da questa deriva dell'alimentazione, che poi produce dei danni economici enormi da un punto di vista della gestione del Servizio Sanitario Nazionale, ok? Allora, se io avessi un qualche cosa del genere, un'idea del genere, dentro al comitato della raccolta fondi ci dovrei mettere i presidi delle scuole, che poi devono, o le maestre d'asilo, che poi devono combattere con questo problema, no? Ci lo faccio mangiare bene all'asilo, a me se non concesso, torna a casa e si spara sti quattro hamburger, no? Perché? Perché mi sposa la causa sociale. Dopodiché, così è possibile che forse faccio una raccolta fondi per un progetto dentro alla scuola. Allora vi faccio un caso concreto. Ad Albano abbiamo accompagnato una cooperativa sociale nel fare una bella impresa da una milionata di euro, prendere un vecchio, diciamo, che non è un monastero, vabbè, una casa generalizia di un ordine che ormai è in dismissione, non c'era più soldi, sta casa abbandonata ce la prendiamo in cura noi e la facciamo diventare la casa del welfare, cioè mettiamo lì dentro quei servizi che non ci sono. Per esempio, finisce la scuola, i genitori continuano a lavorare, dove vanno i ragazzini? Non c'è posto, ognuno si deve pagare la babysitter, la cosa e via di seguito, e altri servizi. Avete capito la logica?
No, li mettiamo là dentro e facciamo diventare la casa del welfare, anche perché lo spazio è eccezionale, c'è il giardino, c'è il bosco, si possono fare un sacco di cose. Dobbiamo trovare 1 milione d'euro. Allora, la cooperativa ha, diciamo, avendo molte attività, ha conti in 3 banche di Albano. Che vado a chiedere alla banca che mi conosce un contributo? Perché no? Quanto mi potrà dare la banca di Albano? 2-3 mila euro? Sì. La banca, a livello di banca, un direttore di banca più di 2-3 mila euro, 4 mila euro, come... È bravo, è bravo, esatto. E allora la domanda è stata questa, va bene? Ma se noi gli facciamo sposare la causa, invece di chiedergli soldi, gli chiedo innanzitutto 100 euro come adesione, perché se non mi dà 100 euro non farà nulla per me. Ma questa è una scelta tattica. Ma gli dico, stiamo facendo una grande impresa pubblica ad Albano, sei dei nostri? Perché a me mi interessa molto di più che tu mi apri la rubrica dei tuoi contatti con le principali aziende di Albano e ci andiamo insieme, perché sono tuoi clienti. È chiaro, se non te ne frega niente di creare il welfare ad Albano, amici come prima. Ma questo qui mi porta una forza aggiunta. Chi vuole salire sul carro subito non saranno milioni di persone, ma possono essere 4-5 persone. Piccoli commercianti, che mi possono dare? Il contributo glielo chiedo. Che cosa posso fare con i piccoli commercianti se c'ha un intelligente, come dire, presidente o segretario della categoria? No? Voi piccoli commercianti siete tutti genitori dei figli ad Albano e i vostri clienti sono tutti genitori di figli. Qual è il problema che ci avete d'estate? Non so dove mette mio figlio. Ecco, stiamo facendo questo. Che cosa ti chiedo? Entra qua dentro, possiamo ragionare insieme nella giornata del welfare ad Albano in cui tutti gli esercizi commerciali mettono lo 0,01% di tutti gli scontrini fatti? E contemporaneamente lanciate un segnale alla vostra clientela che anche gli esercizi commerciali sono sensibili ad aumentare la qualità della vita ad Albano? Mi interessa molto di più questo, perché c'è una rete di distribuzione di una campagna di raccolta fondi a tappeto. Addirittura mi potrei inventare, ti do subito la parola, la lotteria del welfare. Dove li vendo i biglietti della lotteria del welfare? Dovrei avere 100 volontari per vendere un bel numero di biglietti. Li vendo nei punti vendita del commercio, con i cassieri pompati che dicono: ah signor, sto resto, se compri il biglietto abbia pazienza, è il biglietto del welfare di Albano. Ah, prego. Lo so. Sì, ci devi credere. Ci sono le potenzialità, nel senso che ci sono le professionalità, i curriculum, come diceva prima, allargati dei nostri, esatto, che abbiamo però fatto. C'è il curriculum vitae della cooperativa, okay, perché si sta affacciando adesso, non certo, è un po' troppo pretenzioso. Lo so, devi cioè, puntare, devi puntare sull'idea. Sì, no, non è che si può fare, cioè devi provare. Perché intanto sempre un giorno si nasce e sempre un giorno si è piccoli e si diventa grandi così. C'hai un punto di debolezza, non hai un curriculum forte, questo non vuol dire che te blocchi. E quindi è chiaro che devo puntare molto sull'idea e devo puntare molto sul curriculum delle persone. Devo entusiasmare e rassicurare su questo, non lo posso fare con... Anzi, io potrei, per minimizzare il punto di debolezza, dire: non è un caso che è una cooperativa giovane a pensare questo, perché è una cosa estremamente innovativa. Se no altrimenti ci avrebbero pensate quelle che hanno 20 anni, mi sarebbe anche piaciuto, non è venuta da loro la proposta, il problema ce l'abbiamo, ce ne dobbiamo occupare noi. Okay. Però attenzione, noi il progetto l'abbiamo studiato bene. Perché guarda un po' chi è il presidente. Il presidente ha una laurea in medicina, adesso sparo, ma il professore universitario sa come funziona la cosa e ha 10 anni di esperienza in una struttura negli Stati Uniti d'America. Cioè, sto minimizzando il mio punto di debolezza, perché quello è un punto di debolezza, c'hai ragione, non c'è dubbio. Tutti hanno un punto di debolezza, la nostra capacità è nasconderlo, minimizzarlo e poi nel tempo recuperare, no? E trasformarlo in un punto di forza. Ok? Poi è chiaro che io mica ti dico che questa è una cosa a botta sicura, perché se il direttore della banca dice: non me ne frega niente, guarda che mi devi pagare gli interessi eccetera, e allora arrivederci e grazie. Se poi alla fine non c'è sensibilità cambierò strategia, non è che va sempre tutto bene. Però questa è una chance in più, se noi abbiamo una causa che è di interesse comunitario, socializzare la causa per conquistare alleati. La più grande campagna di raccolta fondi universitaria è stata fatta dall'Università dell'Ankara, Turchia,
l'alleato era il Presidente della Repubblica. Cioè, vuol dire, immaginatevi Napolitano che all'appello di Natale dice: italiane e italiani, quest'anno dovete tutti quanti donare per l'Università dell'Ankara. Non so se mi spiego. Gli ho chiesto i soldi a Napolitano? No, me li poteva anche dare, un contributo onorifico della Presidenza della Repubblica, magari l'ha anche dato. Questo è quello che mi serve, no? Su questa scorta si sta sviluppando molto, proprio perché le persone vogliono dare soldi ma anche attivarsi per una causa sociale bella che piace, il personal fundraising. Cioè, ok, io sposo la causa e vado a cercare soldi con te. Stiamo entrando quasi nel campo del crowdfunding, no? Allora io c'ho un'occasione, c'ho un anniversario, c'ho una cosa e ci metto questo significato, la bomboniera, faccio, mi sposo, ma che caspita, dai, tanti regali me li fanno uguale, poi mi sposo ormai a 40 anni, quindi c'ho già casa, cioè voglio dire, è cambiato il mondo, non è che mi devo fare casa, cioè, coabito con la mia futura moglie da 10 anni, no? E allora facciamo una cosa che invece va nell'ordine della soddisfazione di un'altra cosa. E allora mettete nel cestino, non l'offerta per la chiesa, lì il parroco non è d'accordo, non mi fate regali, ma fate questa cosa qua. Tanto per dirvi, quindi si possono attivare anche singoli cittadini, reti, le scuole. Io ho fatto delle cose con le scuole devastanti, perché se i bambini si mettono a raccogliere fondi, in quel libretto che vi ho consigliato di scaricarvi c'è un altro fenomeno che è l'infantilizzazione del fundraising. I bambini, siccome non tollerano mediazioni se e i ma, se c'è un obiettivo è chiaro, puntano dritto e rompono le scatole, sono dei raccoglitori di fondi devastanti. C'è una storia di un bambino indiano in Canada che si è indignato perché un giorno, per le leggi canadesi, che poi sono più o meno le leggi di tutti quanti i paesi, siccome la famiglia di un bambino che era di origine africana non ha avuto rinnovato il permesso di soggiorno eccetera, preso e nucleato dalla classe e rispedito in Africa, sto bambino di origine indiana, non mi ricordo adesso come si chiama, si indigna come solo i bambini sanno indignarsi, e il giorno dopo viene a scuola, si leva le scarpe e incomincia a marciare per protesta. E nell'arco di un giorno tutti si mettono a marciare, e questo fa chilometri, chilometri in Canada, un corridore di fondo, e diventa una gara mondiale, e questo qui è diventato dopo un anno ambasciatore dell'UNICEF, perché ogni volta se metteva a correre erano milionate di dollari. C'ha un sito suo, Kamal, non mi ricordo come si chiama, c'ha un sito suo, chiaramente l'UNICEF si è fiondata, ha detto vieni qua, fai l'ambasciatore dell'UNICEF subito. Devastante. Ok, quindi questa è una strada possibile. Veniamo alla strategia. Prego, 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 prego. Yes. Deve avere, cioè, che estensione deve avere per funzionare in maniera ottimale? No, l'estensione come è quella, quantità, dico, l'estensione proprio, è quella del, l'estensione è quella del buon senso. Innanzitutto abbiamo bisogno di persone che si fidano di noi, di cui noi ci fidiamo, che veramente sposano la causa. Ecco perché io la prima cosa che faccio in questi casi è chiedere una quota di adesione, perché è la prova che ci credi. Se tu dici ah sì, interessante, collaborerò, ciao, e quando vedi più? Allora organizzo una cena, ti dico come l'ho fatto. Abbiamo fatto una lista di possibili candidati, li abbiamo invitati a una cena, la cena era di raccolta fondi, vuoi venire, mi devi dare 100 euro perché siamo una cooperativa sociale, abbiamo da fare, ok? In quella cena però io ti parlerò di un grande progetto per Albano, tra il primo e il secondo, il presidente va lì, PowerPoint, presenta il progetto molto seriamente, perché tendenzialmente è gente d'azienda, comunque gente che è abituata, o il preside di scuola che sa che cos'è un progetto, vuole vedere la cosa seria, e dopodiché si fa un giro di interventi. Molto intelligentemente tu arrivi già con persone che hanno aderito e prendono la parola e dicono questo è un progetto splendido, io aderisco subito. Questa è tattica, insomma, sono i furbizi, Dopodiché formalizzare. Ok, allora se voi siete d'accordo costituiamo il comitato, vi do il foglio di adesione al comitato, perché carta canta, gli italiani, tutti gli uomini a opinioni dicono che sono disponibili, aiutano eccetera. E dopodiché non è che li incontrerai ogni giorno, farai degli incontri in cui condividi la strategia di fundraising e vedi ognuno che cosa può fare. E allora fai una proposta ai commercianti, ma non potremmo studiare una cosa per cui, e quello dirà ma ci sono dei problemi, vabbè è solo un'idea, poi ci incontriamo io e te, studiamo un progetto e poi la prossima riunione del comitato lo presentiamo, vediamo che si dice ed eventualmente lo variamo. Insomma, ci vuoi lavorare insieme a me? Questo è il modo di procedere.
Quindi senza neanche troppa formalità, perché se incominciamo a fare statuti, cose, eccetera, eventualmente se funziona lo metto anche nello statuto, faccio una variazione allo statuto, mi doto di un organismo che è il comitato di sviluppo, promotore, ok, ma prima la sostanza e poi la forma, sempre. Se no si incomincia commercialisti, gli avvocati, ma secondo l'articolo 49 la raccolta fondi non può essere fatta, evitate avvocati commercialisti oltre un certo limite che vi ammazzano, quelli servono dopo, eh? No, a meno che non sia un amico adesso, poveri commercialisti, per l'amor di Dio, eh? Anche gli avvocati, per l'amor di Dio, hanno un sacco di contatti utili, gli avvocati teneteli dentro, eh? Questo è il modo di procedere. Certo, se è un comitato d'amblè di 100 persone è ingovernabile, preferisco 10 persone nuove, amiche, fidate, che se ti chiamo ci possiamo incontrare, se vengo da te mi dedichi 10 minuti. Qui non servono persone tanto da far vedere brillare, qui servono persone che si mettono a lavorare, questo è importante, se no sono quei comitati onorifici che pure si possono fare, perché comunque sono testimoni importanti, aderito Tizio e Caio, anche che non lo vedi, basta che te dà il nome, no. Qui c'è gente che si deve impegnare, questo è il taglio, ok? A queste condizioni funziona. Anche perché una parte dei vostri donatori, se crede alla causa sociale, è questo quello che vorrebbe sentirsi dire. Uno che lavora dalla mattina alla sera in banca, però ha fatto l'oratorio, c'è una certa sensibilità sociale, gli è rimasta una cosetta nel cervello, dove mi posso impegnare? Pensate sempre che voi offrite un'opportunità, poi si può cogliere o no, ma voi offrite un'opportunità. Non state chiedendo a qualcuno di darvi una mano, poverini, perché siete sfigati, state offrendo una grande opportunità di cambiare la vita ad Albano. Libero te di aderire, non aderisci, amici, come prima, ti offro il caffè, non c'è problema. Su questo siamo nel clima della liberalità, del volontariato, non si può far sentire colpa a nessuno. Ok? Io di questo tipo di approccio non è che mi ha prodotto sempre successo, a volte non è nato proprio nulla, mi ricordo nel caso di una cooperativa abbiamo fatto un sacco di cena, alla fine gliene fregava niente nessuno degli anziani, e pazienza, però il più delle volte ci ho trovato profitto, nel senso che ho aumentato il potenziale di fundraising come contatti, come idee, come professionalità. Con una piccola ONG di Torino abbiamo incamerato dentro uno che ha lavorato per 20 anni nel settore commerciale delle aziende, era alla ricerca di una sua identità, un po' prepensionato, un po' l'azienda sua stava chiudendo, eccetera eccetera, quello ha portato dentro delle competenze da paura, cioè sa come funziona un'azienda, sa da che bisogna andare, sa quando bisogna chiedere i soldi, gli abbiamo messo in mano il corporate fundraising, cioè il fundraising dalle aziende, che ce lo sapeva fa, cioè sa vendere. Gli mancava la mission, le idee, la brochure gliela dovevo fare io, perché chiedere i soldi, ok, ma poi dopo, tra pronto, ah ciao Mario, ti ricordi, sì ti devo incontrare, devo parlare di una cosa, chiama pure Gianni, no non riguarda più la profumeria, è una cosa importantissima, vieni, cioè questo lo può fare solo lui, non è che lo posso fare io, ok? Quindi portate dentro anche professionalità, che a volte non avete. Questo discorso della professionalità, perché questa è veramente carina, poi domani vi faccio vedere la slide, questo discorso della professionalità ce l'avete anche all'interno. Quanti talenti abbiamo all'interno che non usiamo per alcune cose? Perché per necessità ce ne servono altre. Lavorando con le biblioteche abbiamo scoperto, ma lo sapevano, ma non l'avevano mai inquadrato e messo a frutto, dentro avevano un sacco di professionalità. Uno che sa fare le fotografie, due, uno che sa fare il web, il design, la grafica informatizzata, eh? Ok? Cioè Photoshop, queste cose qua, vabbè, ci siamo intesi, non mi veniva il nome, eh? Computer grafica. E già solo queste due professionalità hanno permesso di fare una campagna di comunicazione della biblioteca splendida, che domani ve la faccio vedere perché adesso a tirarla fuori al computer perdo un sacco di tempo, fatta completamente da loro, non c'è agenzia di pubblicità che la faceva meglio, che la poteva fare meglio. È chiaro, al bibliotecario ho sempre chiesto, vai a fare l'archiviazione dei libri che sono arrivati, e quello deve fare. Ma una volta capito che lui gli piace la fotografia, è fotografo come un dio, e io gli chiedo, facciamo una campagna per la biblioteca, quello quando ha timbrato il cartellino rimane lì e fa la campagna, perché gode come un ossesso, anche perché vede il suo prodotto, anche perché lo ringrazio. Hanno fatto una campagna pubblicitaria d'affissione che è una cosa meravigliosa, anche perché i protagonisti della campagna sono i bibliotecari e i loro figli, guardate, è una cosa spettacolare, da proprio premio, altro che Sacci e Sacci, meravigliosa, domani ve la faccio vedere. Vi do ad adesso alle 6, che stacchiamo puntuali perché il nostro cervello è fuso, quello che noi faremo domani, perché domani facciamo solo laboratorio, cioè vi do il primo pezzo del laboratorio, poi vi insegno le aziende e facciamo il secondo pezzo di laboratorio che è le aziende, ok?
Domani vi chiederò di fare una rapida analisi, forze e debolezze, rapida, molto rapida, e allora lì serve il booklet, per capire alla grossa, rispetto a quello che noi dobbiamo finanziare, quali sono i nostri punti di forza soprattutto, e poi se ci viene in mente qualche punto di debolezza, perché sul punto di forza dobbiamo capire cosa ci conviene fare guardando alle aziende, perché non possiamo parlare di tutto. Poi magari alla fine, visto che c'è un interesse per il crowdfunding, qualche cosa lo dico, ma gli individui meriterebbero, la raccolta fondi degli individui meriterebbero molto altro tempo. Allora, quindi noi faremo un'analisi forze e debolezze per fare un straccio di strategia di raccolta fondi. Posto che ognuno di voi ha un obiettivo economico, chi 10.000, chi 3.000, chi 50.000, vediamo come conviene muoversi per trovare sti 3.000, 10.000, 50.000. Che cos'è una strategia di fundraising? Vuol dire analizzare le proprie caratteristiche dell'organizzazione e le caratteristiche dei mercati di riferimento, aziende, e infatti io vi dirò soprattutto il mercato delle aziende oggi che cos'è, per disegnare il proprio modello di sostenibilità. Perché il mio modello di sostenibilità, cioè a chi chiedere soldi, quanti chiederne in percentuale rispetto al mio fabbisogno, dipende anche e soprattutto dalle mie caratteristiche. Loro hanno un prodotto da vendita, stanno su un mercato in cui il museo non può stare, non c'è dubbio. Il museo può stare nel mercato della filantropia, qui alla filantropia me la sbatto in fronte. Se a me mi chiedono, mi fai una donazione per fare le carte? Ah, a cagare, è quel paese, no? Quindi dipende dalla forma, se sono una cooperativa è una cosa, se sono una APS è un'altra, se sono un ente pubblico è un'altra. Un ente pubblico non può fare il 5 per 1000, un APS sì. Il tipo di attività, l'ambito di impegno, la cultura è una cosa, cultura e integrazione sociale è un'altra. La cultura organizzativa, il marketing vi fa schifo? Quando vi parlo di marketing vi viene l'encefalogramma piatto? E alcune modalità di raccolta fondi non vi consiglio di farle. A me sono capitate organizzazioni con una cultura organizzativa da fine 800, non gli dico fate il mailing con le lettere tipo Save the Children, perché mi muoiono su quello. Trasformatevi la vostra organizzazione in uno slogan smart, se suicidano, è inutile che scelgo quella strada. Devo prima cambiare tutto il gruppo dirigente, tutta la cultura dell'organizzazione e poi farlo. Dall'altra parte è importante capire i mercati come funzionano, le regole. Purtroppo nei mercati le regole scritte sono una, due. La vera fregatura dei mercati è che sono tutte regole non scritte, consuetudini, mode, atteggiamenti. Perché un'azienda dà i soldi per la cultura? Avanti, ditemi il motivo principale per cui un'azienda dà i soldi per la cultura in Italia. Visibilità, immagine, scaricare dalle tasse gli va proprio male perché scarichi pochissimo, però diciamo scaricare dalle tasse. Allora, un'indagine fatta parecchio tempo fa dal Ministero dei Beni Culturali, indagine poco pubblicizzata, voleva capire se le aziende davano i soldi in cultura in Italia. La domanda era questa sostanzialmente, però era fatta a tre soggetti diversi: a i direttori marketing e pubblicità, immagine eccetera eccetera, alle agenzie di pubblicità che lavorano per le aziende e agli amministratori delegati ai consigli di amministrazione. Le risposte sono state diametralmente opposte. I primi due, direttori marketing e agenzie di pubblicità, dicono le aziende in Italia non danno soldi per la cultura. Il consiglio di amministrazione dice diamo un sacco di soldi per la cultura. E com'è? Come non è? Allora, la spiegazione è molto chiara, è molto molto interessante per capire le motivazioni, almeno fino a 10 anni fa, che muovono l'azienda a dare i soldi in cultura. Li danno direttamente i consigli d'amministrazione, perché dare i soldi in cultura vuol dire dare soldi a soggetti con i quali mi interessa avere relazioni. E siccome le relazioni non è una cosa che viene gestita dall'ufficio marketing, e men che meno dall'agenzia di pubblicità, viene gestita dall'amministratore delegato. E torniamo al caso Rutelli. È chiaro che Finmeccanica Rutelli gli dà 1 milione per fare una mostra che fa schifo, no? Quindi è vero quello che dite voi, questo è quello che dicono ai convegni, le regole esplicite. Ah, perché il ritorno di marchio? Perché la cultura nobilita il marchio dell'azienda. Qualcuno si arrischia a dire perché la cultura è un traino, vendiamo di più. Oh, fatemi vedere un report in cui si vende di ma più. Ma se così a noi non li darà mai nessuno. No, t'ho detto fino a 10 anni fa. Ah, okay. Calma. Calma, infatti ti sto dicendo il mondo cambia, per fortuna, eh? E poi questo non è vero per tutto, c'è azienda, però questo era significativo, per cui devo dire che il motivo per il quale in gran parte sono dati i soldi in cultura in Italia era per quello. Quindi
Voi capite bene che quella è una regola non scritta, anzi al convegno ti vengono a dire l'impegno di Vodafone per la cultura, e poi domani vi racconto un episodio di Vodafone che è significativo. Quindi qui dentro c'è le regole, la cultura sociale, le consuetudini, le mode. Per esempio adesso le aziende sono molto più attente al welfare. Prima erano molto più contenti di aiutare il bambino africano. Adesso Scottex fa la campagna "aiuta a comprare la carta igienica per le scuole". È una campagna che mi fa cagare. D'altro canto è carta igienica, abbiate pazienza, cioè, proprio, questa è chiamata come battuta, ok? Però segna una cosa: Scottex forse avrebbe detto noi che ci occupiamo dei sederini aiutiamo la salute dei sederini africani, ok? Avrebbe detto qualcosa del genere, perché è la moda, è la consuetudine essere buoni filantropi. Oggi che il problema è a casa, devo rispondere a un problema primario per la mia clientela, no? Molto più. Ma questa per noi è una buona notizia, signori, perché se noi facciamo vedere che e lottiamo affinché la cultura non sia un fatto addizionale ma un elemento costitutivo del nostro welfare, bingo. Andiamo avanti così, ok, varie cose, sì. Io però mi arrabbio perché Scottex c'ha un sacco di soldi, io voglio che Scottex dia i soldi, regali la carta igienica senza rompere i coglioni direttamente alle scuole e dia dei soldi affinché i nostri figli facciano un viaggio di studio in Inghilterra e capiscano il mondo prima che abbiano 30 anni, che è troppo tardi. Questo vorrei da Scottex, non so se mi spiego. Quindi è un modo semplicistico, cretino di farlo, cioè di mettere un problema del welfare dentro la carità. Facciamo la carità alle scuole, torniamo a bomba, facciamo la carità ai musei. Che bella idea, madonna, strategica, abbiamo svoltato, sappiamo come fare il welfare. Carta igienica ce la dà Scottex, ammazzate. Capito come funziona, è un mondaccio, quindi qui bisogna studiare i mercati. Quindi la strategia... dove trovare i soldi, su quali mercati, in quale percentuale rispetto al fabbisogno e con quali modalità, tenendo conto delle nostre forze e delle opportunità che il mercato mi offre. Con questa legge, non dipendere mai da una sola fonte di finanziamento, l'abbiamo detto, operare verso differenti mercati, tutti. Poi qualcuno ci darà dei soldi, altri no, e con differenti modalità, aziende, non solo sponsorizzazioni, anche filantropia, anche altre cose. Individui cittadini, non solo la donazione, non solo la quota associativa, l'evento, il 5 per 1000. Più noi differenziamo le nostre strategie, questo è vero pure per un'azienda, più noi riusciamo a parare momenti di crisi. Si spegne il mercato pubblico, forse fra 20 anni riprenderà, e noi abbiamo altri mercati aperti. Ogni organizzazione ha il suo funding mix. Voi potete assomigliare, per alcuni versi il vostro bilancio delle entrate assomiglierà, ma ognuno avrà il suo. Il tuo avrà più entrate da vendite commerciali, quello ne avrà di meno, ok? Casa editrice non può fare il 5 per 1000. No, eventualmente devi fare un'associazione per la cultura delle carte nel Salento che piglierà uno squinterno di 5 per 1000. Quali sono i mercati? Individui, aziende, fondazioni e fondi pubblici. Questi non li trattiamo, anche perché probabilmente ne sapete più voi di me, però ci stanno nella mia sostenibilità, non posso pensare che faccio completamente senza fondi pubblici. Agli individui noi andiamo con tre grandi forme: quote per servizi. Spiego, vengo al museo, c'è un euro di biglietto d'ingresso, questa è una quota per servizio. Faccio un corso di formazione sul teatro, non lo faccio a finalità di lucro, però per partecipare ci devi mettere una quota. Donazioni, tu dare me soldi, io non dare te niente in cambio se non la soddisfazione, eccetera eccetera. È una liberalità e questa è la forma più conosciuta. E quote associative, non ce lo scordiamo, eh? È chiaro, se io non voglio un'associazione largamente partecipata dai soci perché non voglio rotture di scatole, è uno strumento che non userò, ma se sono ACLI, ARCI, milione di soci, milioni di entrate, no? Perfetto. Aziende, tre grandi strumenti: sponsorizzazione, abbiamo già detto è un rapporto di tipo commerciale, l'abbiamo già detto, l'ho detto ieri a un altro corso, sì? No, perché a 56 anni comincio ad avere dei problemi, eh? aiutatemi. Sponsorizzazione, do qualcosa in cambio, loro mi danno o denaro o beni o servizi, va bene? Sempre che siano essenziali per me. Donazioni, ritorniamo, è una liberalità, l'azienda non ha nulla in cambio.
se non la menzione della sua generosità, ma non è pubblicità, eh? Guardate, questo per il fisco è importante. Se voi prendete una liberalità, una donazione, che cosa succede? Che io posso dire nell'ultima pagina della mia brochure in corsivo grazie al generoso contributo di, e non ci posso manco mettere il marchio commerciale, se no è pubblicità. Arriva il fisco e dice: scusate, dov'è l'IVA di tutta sta partita di giro? Me te pareva, è giusto, però c'ha ragione, perché è un'attività commerciale e anche l'azienda è interessata, perché se tu fai una fattura all'azienda, quella lì diventa un costo d'azienda, non produce il profitto dell'azienda, la mette lui dal commercialista insieme alla fattura dalla tipografia. Se è una liberalità, invece, si priva di un pezzo del profitto. Il massimo che può avere è quell'agevolazione. Hai fatto una donazione a fin di bene, lo Stato ti dice che fino al 19% e non sopra i 70.000 euro del reddito d'impresa lo puoi defiscalizzare, ma i soldi, 70.000 euro l'hai dati via, hai perso profitto. Quindi sono due cose diverse anche per l'azienda, è chiaro? Poi abbiamo una terza categoria che invece è assolutamente, come dire, variegata, che io chiamo investimenti sociali, in cui l'azienda non entra come un soggetto terzo, perché attenzione, nella sponsorizzazione l'azienda dice: io mi prendo il pezzo di pubblicità che c'è in quella cosa, ma non c'entro niente con la tua iniziativa. Con la donazione uguale, io ti do i soldi, l'iniziativa è tua, non è che ci metto naso. Ecco, negli investimenti sociali invece abbiamo partnership, condividiamo un'idea, facciamo un progetto, lo espandiamo, siamo in una logica di un'azienda che scende in campo, come si diceva una volta, insieme a te per raggiungere una mission. E peraltro lo può fare anche con altri strumenti. Fai conto che Titti non avesse, se l'è trovata per fatti suoi, questo ambiente, poteva fare una partnership con l'azienda che gli dava un capannone dove fare il museo del gusto, lo dico solo per esempio. A questo punto l'azienda non dava soldi, mobilizzava un patrimonio, già per il suo commercialista è un'altra cosa, per dire, eh? Poi abbiamo le fondazioni, che Dio le benedica, perché questo è il soggetto che nasce per dare soldi a qualcheduno. Quindi parliamo delle fondazioni che erogano. Quelle che sono operative, cioè fanno e non danno soldi, sono nostri competitor, chiaro? Quindi non è che tutte le volte vedete il nome fondazione, vai, andiamogli a chiedere i soldi. No, ci sono delle fondazioni che i soldi li prendono, non li danno. Ma le fondazioni che danno soldi esistono. E come? E operano, sì, esistono, sono tante, sono fondazioni. Quali sono? Vabbè, domani ve le dico. Okay. Sono fondazioni d'azienda, fondazioni di famiglia e sono le fondazioni di origine bancaria, che voi non avete, però al sud avete la fondazione con il sud, che infatti è uno strumento per garantire equità, visto che tutte le fondazioni bancarie, non sapete che esiste la fondazione con il sud? Ah, ecco, perché sennò me ne andavo subito. Cioè è nata apposta per finanziare voi. Oddio, sulla cultura non è che fa tanto, però fa anche sulla cultura. Se tu mi metti inclusione sociale, ti si deve accendere subito Fondazione con il Sud. Ma dici di sì perché già lo sai, vero? Ok, perfetto, ottimo. Che operano con tre strumenti: grant, il contributo libero, quello che una volta faceva l'amministrazione, patrocinio con contributo, è una bella cosa, te do 1.000, 2.000, 3.000 euro, ok? I comuni non lo possono fare più, qualche fondazione ancora lo fa, ma non è proprio lo strumento che gli piace, perché sono soldi a perdere, soldi a pioggia, quelli che si davano un contributo a tutte le associazioni sportive del territorio. Invece gli piace molto il finanziamento sul progetto, presentami un bel progetto, lo valuto e lo finanzio. Anche le fondazioni, come le aziende, tendono ad avere una linea in cui sono partner, più che sostenerti economicamente, sono partner, condividono con te l'idea, scendono in campo, eh? Va bene? Fondi pubblici non li trattiamo. Quindi quando diciamo operare su diversi mercati, diciamo questi tre mercati che hanno queste tre grosse strutture. Come fare una buona analisi delle forze e delle debolezze dell'organizzazione? L'ultimo sforzo d'attenzione e poi ce ne andiamo a casa. Mo' si capisce perché il marchio della scuola di fundraising è un sole. Primo, per ricordare, cosa che non ho detto all'inizio, è molto significativa, ma perché sta materia, che noi non possiamo che tradurre come raccolta fondi, si chiama fundraising? Chi è che sa bene l'inglese qua? Tanti. Che vuol dire to raise? Non vuol dire raccogliere, vuol dire tutto tranne che raccogliere. Far crescere, coltivare, far sorgere. È anche il sorgere del sole in alcuni casi. È uno di quei verbi jolly, che è pieno di senso. Però il fatto che fundraising vuol dire far crescere fondi, voi avete capito che proprio per concezione è una materia strategica, perché quando in un manuale inglese leggo di fundraising e si parla del momento di raccogliere, il verbo che si viene usato è to collect,
la colletta dei fondi, ma non l'hanno chiamata così, l'hanno chiamata fundraising, quindi è un'attività strategica, chiusa parentesi. Allora, vi ho detto che di SWOT analysis bisogna farla, ma ci si può morire, croce e delizia di qualunque progettista, va bene? Perché? Perché è vero che analizzare sistematicamente tutti i fattori ti fa conoscere meglio la realtà, ma aumenta enormemente la quantità di informazioni attraverso le quali io devo decidere l'opzione migliore, e quindi mi si complica il sistema, è un fatto matematico, ok? Noi abbiamo cercato di prendere una scorciatoia, quella che vi presento è una nostra teoria della scuola, che chiamiamo teoria del successo del fundraising, che è una teoria empirica, è basata semplicemente sull'osservazione di 20 anni di attività, corsi di formazione, eccetera, dal quale abbiamo capito che un'organizzazione che ce la fa a fare bene fundraising scava, i motivi del suo successo sono annidate in 5 aree dell'organizzazione. La teoria è: concentriamoci su queste 5 aree a cercare lì i punti di forza. Restringiamo il campo di analisi, questa è una cosa che viene usata anche nella ricerca sociale, si chiama rapid appraisal, una ricerca rapida, selezionando a monte i fattori dove ci sono gli indicatori significativi e puntiamo su quelli. Le 5 aree sono l'area che abbiamo appena trattato, la nostra missione, quello che facciamo, che io brutalmente qui chiamo la nostra produzione. Quindi le carte sono già un prodotto, quello non è un prodotto, è un servizio, un'idea, un progetto che però va trattato un po' come un prodotto, se vende nella misura in cui è qualità, è innovativo, eccetera eccetera, quindi tutti gli elementi di qualità, distintività che stanno qui dentro. Due, l'ho già accennato ma qui devo accendere proprio una lampadina rossa, questo è importantissimo, il capitale sociale, che non è il capitale delle quote societarie, capitale sociale universalmente riconosciuto, sta a identificare quel capitale di relazioni che un soggetto, individuo, organizzato o una comunità ha e che produce un clima di fiducia tale che riesci a raggiungere i tuoi obiettivi. L'Unione Europea ha investito negli ultimi anni molti soldi per progetti di sviluppo del capitale sociale locale, local social capital, perché lo sviluppo territoriale di una comunità è legato al fatto che aumenti il suo capitale sociale. Fatta sta definizione bella accademica teorica, a che ci serve a noi? È il capitale di relazioni che ci permette di andare a chiedere soldi a determinati soggetti. Quindi qui noi andiamo a valutare le nostre relazioni. Se abbiamo relazioni già col mondo dell'azienda, perché io sono figlio di imprenditore, ho fatto un'associazione culturale, c'ho un punto di forza evidente. Voglio fare qualcosa con le scuole, ma non ho capitale relazionale con le scuole, e c'ho un punto di debolezza. Che faccio? Mi suicido? No, devo impegnarmi prima di fare fundraising a costruire questo capitale sociale. Sono inserito in molte reti sociali, social network, ho un buon capitale sociale. Vivo avulso, apro alle 8 e chiudo alle 8, questo è uno dei casi peggiori, l'organizzazione che vive in un clima monastico, impegno totale sulla propria organizzazione, entra alle 8, smonta alle 8, dopo cena, digestione rapida davanti alla TV, nanna, e poi rinizia la cosa. Non ha vita sociale, i suoi membri non hanno vita sociale. Sono fortissimi sulla mission, molto centrati, ma purtroppo alla fine non hanno capitale sociale. L'organizzazione che non va mai a iniziative di altri e non conoscerà mai nessuno. In genere queste sono organizzazioni abbastanza fregate sul fundraising. Quindi la seconda area, ed è molto importante nello startup, perché? Perché tutte le modalità di fundraising mi richiedono pubblicità, cose eccetera, invece se io ho un buon capitale relazionale, cioè il contatto diretto è solo fatica umana, non ha costi. Quindi se io devo fare lo startup del fundraising è quasi sempre basato sul capitale sociale, poi questo si esaurisce, posso chiedere i soldi sempre ai soliti 5 e quindi devo fare pubblicità, promozione e quant'altro, però il primo è capitale sociale, è il caso che vi dicevo di quel mio amico del vino, no? Dove è partito con lo startup, col capitale sociale? È un genio, lo raccontavo a loro. Il caso di un fratello di un mio caro amico, che è uno dei più grandi fundraiser italiani, che ha detto: voglio rilanciare la mia azienda vinicola, ma è una piccola azienda vinicola, faccio un vino da paura, sta a Montepulciano in Toscana, insomma in un posto in cui il vino è una cosa seria, però non mi posso mettere in mano la grande distribuzione perché sennò muoio subito, come faccio a partire? E allora si è fatto la sua analisi forze e debolezze, c'ho un vino buonissimo, apprezzato da tutti, e un fortissimo capitale sociale, perché io ho lavorato in una grande azienda, ho avuto contatti con persone a livello alto che, conoscendomi, hanno assaggiato il mio vino e mi continuano a chiedere di averlo. Qual è la mia strategia per entrare nel mercato? Uso
i miei amici come promoter, perché vanno a cena fuori, vanno in enoteca e quando entrano, perché gliel'ho detto io, ma perché hanno assaggiato il mio vino, dicono: scusate, ce l'avete quel Chianti di Montepulciano X e Y? Cioè no, ah peccato, vabbè mi porti un altro vino. E tutti quanti corrono a ordinare, per non perdere il cliente top, il vino. Genio, genio, grande genio. Strategia a costo zero, solo fiducia. Ecco perché il capitale sociale, cioè se c'aveva il vino che faceva schifo non funzionava, quindi da solo non basta. Funzionava per il primo anno, vabbè, ok. Knowledge management, la capacità di gestire le conoscenze chiave. Qui sono due esempi, lo faccio per spiegare. Primo, sa fa un volantino pubblicitario, c'hai delle capacità che metto a frutto sul fundraising, sai scrivere una lettera, sai come funziona un'azienda. Quindi parlo di competenze professionali o semiprofessionali utili al fundraising. Se ce l'ho una cosa, se non ce l'ho ne è un'altra. L'altro è il database. Non si può fare fundraising senza database. E quindi la capacità di gestire le conoscenze chiave. Titti, quante persone sono passate qui dentro dal giorno dell'apertura? 3.000. Ce l'hai i nomi e cognomi di questi 3.000? Brava, hai knowledge management. Io quando ho fatto sto gioco con una piccola organizzazione di Roma che si richiedeva, riteneva, essendo piccola, sfigata, povera, sfortunata, eccetera, gli dico: vabbè, facciamo un calcolo. Ognuno adesso fa, esistevano da 7 anni, negli ultimi 7 anni fate una stima delle persone con le quali tu personalmente hai parlato dell'organizzazione a qualche d'un altro. Vi lascio 10 minuti, alla fine raccogliamo i foglietti ed esce fuori un numero tipo 4.000, 5.000 persone. Io faccio, dico: avete avuto contatti per l'organizzazione con 5.000 persone? E tutti a sorridere, contenti, ammazza di 5.000 persone, fantastico. Poi ho fatto la domanda cattiva: dove sono i nomi e i cognomi di questo? Sono sbiancati, qualcuno è arrivato all'infarto, qualcuno è andato via piangendo e urlando, dilapidato un patrimonio enorme. Se avessero avuto il database di questi contatti non c'era tanto da perdere tempo, spedite subito una lettera a questi qui, male che va il 10% risponde, poi alcuni di questi sappiamo che sono ricchi, aggiungete una telefonata, guarda abbiamo bisogno di uno sforzo, insomma facevate bingo, adesso hanno il database, Comunicazione. Intendendo per comunicazione non semplicemente il fatto io parlo, qualcuno ascolta, questa è quella dei primitivi, eh? Oppure ho la newsletter, sì sì, comunicazione ce l'ho, c'ho la newsletter, no, non c'è la lavagna, ma insomma credo che molti di voi lo sappiano, la comunicazione è un sistema in un'organizzazione che è fatta di, in ordine se fosse qui la lavagna, è fatta di emittente, messaggio, canale che scelgo per arrivare da qualcheduno, destinatario, e in mezzo c'è un fattore che si chiama codifica e deconifica. Se il destinatario è inglese e io mando il messaggio codificato in italiano, il destinatario non capisce. La codifica è anche un concetto culturale. Se io parlo a un pubblico di anziani e gli dico: oh bella, dammi i soldi, non capisce. È chiaro? E infatti su questo ci può essere anche un altro fenomeno, per dirla tutta, che è il rumore. Il rumore tecnico è la radio che non funziona, il rumore culturale è fanculo, la cultura non serve a niente, mentre io mando un messaggio: dammi i soldi per la cultura. Non finisce qua, perché un sistema di comunicazione ha la retroazione o feedback, cioè che cosa succede a valle della comunicazione? Anzi, la moderna comunicazione dice che non è neanche una cosa bidirezionale, io mando, tu ricevi, tu rispondi, è circolare, la comunicazione può partire da te parli, io ascolto e ti rimando. Quindi noi dobbiamo analizzare il nostro sistema di comunicazione, non solo i canali, non solo il messaggio, anche chi parla. Se l'Università di Ankara fa parlare il Presidente della Repubblica della Turchia è una cosa, se parla il Rettore ne è un'altra. Quindi no, devo studiare e capire dove ho i punti di forza nella comunicazione. Dice: ho una newsletter ma fa schifo, però io ho 3.000 persone che vengono qui e tornano a casa con dei pezzi di carta scritte. 3.000 persone. So, conosco questo target che è uno dei pezzi della comunicazione, sono tutti giovani tra i 25 e i 35 anni e un'azienda già dice: sono quelli là che comprano scarpe da ginnastica Adidas, me ne frega niente, ti sponsorizzo perché hai il target mio, ma a patto che tu lo conosci, se no non glielo puoi vendere. Questo a me è successo con un'organizzazione che forse avete sentito nominare, Marte Live. No, Marte Live è un gruppo di studenti di tutte le regioni che è a Roma 3, l'Università Roma 3,
per gioco, per amicizia, si mettono insieme, si vedono tutti i martedì e fanno musica, come fanno tanti giovani. La cosa cresce, 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 è diventato un momento aggregativo. Da maggio a giugno si vedono ogni martedì e questo è diventato un posto in cui ci sono nuove proposte, ma non solo, di musica, di fotografia, di arte, eccetera, eccetera. Una bellissima idea. Tra le loro doti, è evidente, hanno una grande attrattiva per il pubblico, non devono manco spendere tanto in pubblicità, è tutto passaparola, fantastico. Cioè, allora, che cosa avete da portare in dote alle aziende? Ma noi complessivamente, quando facciamo Marte Live, sono 20.000 persone. Caspita, 20.000 persone. Solo quando lo facevano a Roma. Adesso ormai lo fanno anche in altri posti, arriviamo a numeri grandi. E allora gli dico, che tipo di persone? Encefalogramma. Giovani, giovani, giovani. Vai da un'azienda e gli dici, so giovani. L'azienda ti domanda, quale giovane? L'alto spender, figlio di papà, l'alternativo, il figlio dei fiori, cioè quale giovane? E non lo so. E eccolo il tuo punto di debolezza. Cioè, hai un punto di forza che è bloccato da un punto di debolezza. Perché se tu vai dall'azienda e gli dici c'è un target fatto così e ci scegliamo l'azienda che va cercando quel target, hai fatto bingo. Ma se tu vai così, l'azienda non ti finanzia. Perché se le mie scarpe le compra, adesso dico le scarpe è la cosa più semplice, le compra quel tipo di giovane, io voglio sapere se il tipo di giovane che tu mi chiami è quello che compra le mie scarpe, se no non ci perdo tempo, no? Capito? E quindi gli ho detto, il prossimo anno, visto che avete i volontari e tanto entusiasmo, mettete 10 volontari all'ingresso e all'uscita con un questionario in cui fate la profilazione del vostro target, quali sono i loro gusti, che leggi, no? E torniamo il prossimo anno dalle aziende così. Quindi è molto importante conoscere il target. Tenete conto che quel teatro di cui vi ho parlato stamattina, di Milano con il bar eccetera eccetera, beh, una volta è stato cercato da uno sponsor, che fortuna, cioè non l'ha dovuto cercare, è arrivata una telefonata di uno sponsor, era il signor Chupa Chupa. Conoscete Chupa Chupa? È una multinazionale spagnola che fa il Chupa Chupa, punto. E io mi sono domandato, ma perché Chupa Chupa vuole sponsorizzare un teatro? E lì veramente ci vuole, infatti è per quello che ha chiamato l'azienda e non l'abbiamo chiamati noi, perché ha interesse agli adolescenti e loro facevano corsi di teatro per gli adolescenti. Non gli interessa la numerosità, gli interessa avere un'esperienza con gli adolescenti per poi parlarne, o forse anche solo per studiare gli adolescenti, perché gli adolescenti sono il vero decisore dell'acquisto del Chupa Chupa. Hanno vinto per il target, perché a Chupa Chupa del teatro non gliene frega niente, non c'è un legame tra il Chupa Chupa e il teatro, non è che a teatro passa quello col Chupa Chupa, chi vuole un Chupa Chupa mentre si fa il teatro tutti, no, interessano gli adolescenti. Se era basket per strada andava bene uguale. Se io so questo e soprattutto conosco il mio target, vado a vedere le aziende che cercano quel target, poi sono libero di decidere se darglielo o non darglielo, quello è un altro discorso, In quel caso hanno detto di sì. Organizzazione, l'ultimo punto, e abbiamo finito. Devo analizzare come sto messo con le mie risorse chiave. L'organizzazione è un insieme di risorse chiave che sono di tre tipi: risorse economiche, c'ho soldi da investire, soldi da spendere. Se c'ho soldi da investire posso fare determinate cose di fundraising, se non ce l'ho ne devo fare altre. Se c'ho soldi da investire posso chiamare un consulente, posso assumere una persona, posso incominciare a investire, che ne so, in lettere, che in genere mi ripagano dopo 2-3 anni di attività. Se non ce li ho devo scegliere altre modalità. Risorse umane, quantità e qualità, o meglio quantità, perché la qualità sta nel knowledge management, già ve l'ho detto, se c'ho uno che sa fa bene le fotografie, ok, no? La quantità, c'ho i volontari, c'ho le persone che se ne possono occupare. Se ho 100 volontari e ho pochi soldi, mi conviene fare i banchetti per strada. Dice, ma quanto fa il banchetto per strada? Ho capito, ma ho 100 volontari. 100 volontari diviso 3 sono 30 banchetti, li faccio 4 volte l'anno, sono 120 banchetti, ogni banchetto fa mediamente, che va male, qualcosa tipo 70 euro, ma fate il conto, 70 per 120, quanto fa 70 per 120? Forza matematica, dai, 8,40, quindi vuol dire 8.400 euro. Che butti via 8.400 euro? C'hai 100 volontari e se girano i pollici, per dire, no? E risorse strutturali, questa è una grande risorsa, non si può fare il museo del gusto se non c'ho questo. Io qui dentro posso fare eventi, posso fare eventi di raccolta fondi. Quanti di voi hanno una sala così? Nessuno. Non li potete fare così semplicemente l'evento, dovete via un teatro, no? Per dire, c'ho la cucina, posso fare scuola di cucina, quote per servizi, voglio imparare a cucinare, Titi, via qua, però mi devi dare 10 euro, questo lo può fare Titi, altri non lo possono fare.
voi avete un capannone di 1000 metri, no, un capannone, una struttura di 1000 metri quadrati, e quante cose posso fare? Quindi dipende da quello. Io una piccola cooperativa di Anzio ho cominciato a fare fundraising perché aveva una casa con un giardino che era quanto un campetto di calcio, e ad Anzio non ci sono molti campetti di calcio. Che cosa abbiamo fatto? Questi ospitavano minori tolti alla famiglia, quindi avevano un doppio scopo: uno, far giocare a calcio i ragazzi di Anzio che non avevano il campetto di calcio, pagare, e integrazione sociale, perché giochi a calcio e finalmente sti bambini tolti alla famiglia hanno socialità, ce l'hanno anche in altro modo, per l'amor di Dio, no? E poi c'è il posto dove fare la festa d'autunno, si ritorna dalle vacanze, si riprende, presentiamo il programma, 1000 persone nel giardino, si mangia, si gioca a pallone, si fa il torneo, mi date i soldi. Se non ce l'aveva non lo poteva fare. Ho capito, non te posso rispondere, basta, date pace, ti rispondo dopo. Allora, facendo l'analisi su questi aspetti, io tiro fuori i miei punti di forza e poi vediamo sui punti di forza come poter costruire la nostra strategia di raccolta fondi. Scusate, 18 e 14, ho sforato, basta così. Allora, mi ripetete gentilmente gli orari di domani e facciamo un patto di ferro? Allora, si inizia alle ore 9, quindi mi si viene a prendere in tempo giusto per essere qui alle 9 pronti e partire. Si stacca alle 13 e si riprende alle 14 e 30, va bene, un'ora e mezza? 14, va bene, non voglio forzare nessuno, no, non voglio forzare nessuno. No, però c'è qualcuno. Va bene tutti le 14? Sicuro? Anche le altre volte? Ok, allora 14 per poi finire magari anche un po' prima. Ok, così c'è meno dispersione. Ottimo, perché se rispettiamo questi tempi portiamo a casa tutto il programma, se no c'ho qualche problemino. Ok? Veniamo già pronti domani con i nostri progetti, riprendiamo da qua e facciamo l'analisi forze e debolezze dei nostri progetti. Very good, a domani. Io